Azione di rimessa del Parma con Cuoghi. Brolin. Adesso c'è un tentativo di pressing dei belgi, ma l'apertura è splendida per Benarrivo. Il turbo, Benarrivo sulla destra, il cross, Melli! E c'è una deviazione da parte di Stojanovic. Ottavo minuto di questo primo tempo e altro corner, battuto sempre da Osio. Alza il pallone Stojanovic, Minotti e la palla in rete! Ha segnato il Parma dopo quasi 9 minuti di gioco con Minotti. Parma 1, Anversa 0. Di testa Minotti, Melli, ancora Zorato, è un po' ingannato dal rimbalzo, favorisce Cerniatinski, lo scatto, attenzione, Severance, il tiro e la palla in rete, ha pareggiato l'Anversa con Severance dopo 11 minuti. Lo stop per controllo di Osio, cerca il limite dell'area, ancora Osio, il cross di sinistro, Melli di testa! Rete del Parma che si porta in vantaggio sul 2-1 contro l'Anversa. Batte Minotti per Cuoghi. Il tiro di Melli a rete! Si è alzata la bandierina del quaderino. Sarebbe interessante adesso rivedere il replay. Eccolo qui, Minotti. Non c'era il fuorigioco. Penalizzato il Parma. Era regolarissimo il gol di Melli. Peccato davvero. Il recupero molto buono di Pin, era un pallone quasi impossibile. Parte la freccia Benarrivo sulla destra. In avanti Pizzi e Melli. Preferisce mantenere giustamente il controllo della palla Pizzi. Grun. Adesso prova l'inserimento, posizione regolare Cuoghi. Attenzione, Cuoghi in area, il tiro ed è gol! Storico in cui Minotti alza la Coppa delle Coppe. Credo che veramente sia stato uno spettacolo incredibile.